Marcella Giglioni, nipote di Umberto Guidotti. Qual è la storia di questo diario? È una storia un po' misteriosa perché andando a trovare mio zio una volta mi ha detto che avrebbe buttato tutto, stava facendo pulizia in casa intendendo che buttava documenti, lettere. Io ho una formazione storica e sono appassionata soprattutto alle vicende di storia familiare, tant'è vero che curo per i nipoti anche un opuscolo del libro dei nonni. E quindi ho detto, zio, non buttare niente che a me interessa tutto. E lui è morto improvvisamente da solo nella sua casa di Ostia Lido, allora si trovava laggiù, nei fatti del diario invece era a Spezia. E quindi quando è morto all'improvviso sono andata per l'ultima volta a casa sua e come se mi avesse lasciato qualcosa, ho cercato, ho guardato e ho individuato una cartella nello sgabuzzino, ho preso lo scaleo, ho preso questa cartella, era una cartella del Turin su cui era scritto personale 43-45 e ho scoperto i suoi diari assieme ad altro materiale che risale a quel periodo. Questa storia drammatica mi ha colpito tantissimo, di cui non sapevamo nulla, perché evidentemente per lui e per la famiglia, la mia mamma, sua sorella, è stato un trauma e quindi non l'hanno raccontato. E quindi ho scoperto tramite questi diari che mio zio, giovanissimo, a 18 anni, ha aderito alla decima MAS e ho compreso anche che trovandosi a Spezia, amando il mare, poi la decima era fascinosa per un giovane perché era a livello mondiale per le incursioni marine, faceva molta propaganda nelle scuole e poi lui era stato richiamato alle armi e quindi si è presentato, invece di andare a Massa, il suo distretto, si è presentato a Spezia alla caserma San Bartolomeo, la sede della decima. Lui, come tanti altri giovani, ha sentito quello che è successo, a parte a Spezia c'erano già stati bombardamenti terribili degli alleati, l'8 settembre soprattutto, l'ha sentito come un tradimento della patria che dice nel diario ci è stato insegnato di amarla con fanatismo, quasi mistico, una cosa insomma forte. Quindi lui ha sentito di dover riscattare l'onore fino in fondo e ha criticato chi abbandonava la Repubblica in cui era stato per tanto tempo nel momento peggiore. È un giovane poco più che adolescente, che come tutti i giovani ha molti sogni, molte passioni, quindi si dà da fare, ecco, e rimane nel contingente a Genova che resiste dopo la liberazione, cioè è stato il via alla liberazione. E lui rimane sbalordito perché dopo la resa che avviene nelle mani dei partigiani con l'onore delle armi, perché un qualche ruolo forse nel salvataggio del porto la decima l'ha avuto, e quindi lui si trova in mezzo alla folla che li insulta quando c'è la resa che le portano allo stadio Marassi, attraversano la folla ondeggiante che vorrebbe linciarli per tutti i lutti che il fascismo ha provocato all'Italia, le stragi eccetera, e lui in quel momento proprio rimane molto stupito e dice: non avrei mai immaginato che seguendo il mio dovere mi dovessi trovare in una situazione simile, sembrava che fossimo noi la rovina dell'Italia. E si fa un interrogativo che però subito dopo dice: ma io ho fatto quello che era il mio dovere. E dopo viene portato dopo il Marassi a Coltano, e a Coltano, il campo di concentramento di Coltano era uno dei più grandi, e dove erano reclusi un 32.000 persone minimo. E lì rimane per 6 mesi fino a che la commissione giudicatrice che vengono istituite non esamina la sua situazione e decide chi è stato semplicemente gregario, non si è macchiato di stragi, di atti insomma, politici o militari gravi e quindi chi può essere liberato e chi invece viene spostato in una prigione.
E lì, ecco, lui racconta in questo diario questi 6 mesi giorno per giorno. La peculiarità di questo diario è che non lo scrive a posteriori, lo scrive giorno per giorno, ci fa vivere proprio quotidianamente quasi quello che avviene nel campo, tutte le privazioni, la fame, il chiodo fisso della fame. E soprattutto all'inizio nessun rapporto con le famiglie, e quindi lui rimane lì dentro da aprile fino alla fine di agosto, fino alla fine di agosto, senza avere nessuna notizia di quello che è successo alla sua famiglia, al babbo, tra l'altro militare, anche lui militare di carriera tra l'altro, e quindi per timoroso che fosse successo qualcosa, ogni sera va a letto pensando a loro, si alza pensando a loro, e quando arriva la prima lettera il 27 di agosto mi pare, gli tremano le mani, non riesce neanche ad aprirla. E poi dopo una grande gioia nel cuore perché sa che sono salvi. E quindi è un diario intimo che io ho riconosciuto poi mio zio come persona molto, noi l'abbiamo conosciuto da adulto, persona squisita, proprio attento, gentile. Il mio babbo, tra l'altro, che è stato in carcere durante il fascismo per qualche mese, partigiano individuale. Lui quando è morto, mi ricordo, si metteva le mani nei capelli e diceva era l'uomo più buono del mondo, una cosa enorme, no? Ma per dirvi, quindi vedere che lui aveva aderito al fascismo in questo modo ci ha colpito tantissimo. Io poi allora ero una ragazza attiva di sinistra, formata nel 68, quindi proprio la decima la pensavo come una delle peggio parti del... E poi invece, ecco, leggendolo l'ho riconosciuto e abbiamo ritenuto anche con mio marito, abbiamo curato la trascrizione, poi mio marito ha fatto anche un'analisi, lui è uno storico, ha fatto un saggio di inquadramento storico per comprendere e inquadrare tutti questi elementi, e pensiamo che sia qualcosa che possa servire da riflessione proprio per comprendere meglio quello che è stato, perché c'è stato questo aspetto della guerra civile in Italia, del fascismo, e quindi a capire meglio l'animo dei giovani, delle ragazze e dei ragazzi che hanno aderito alla Repubblica Sociale.